chi dà l'autorizzazione, chi concede questa certificazione di classificazione di industria insalubre? Ce lo dice il comma 6 dell'articolo 213, che recita: chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco deve, quindi è un obbligo espresso nella forma più forte che esista, 15 giorni prima darmi avviso per iscritto, dottore Guarino, al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. D'altronde il nostro sindaco di Caserta non deve neanche poi giocare sul fatto sindaco podestà, anche per assolutamente. Questa legge è stata scritta ovviamente durante il regime fascista, mai abrogata. Sentendo la parola podestà dovrebbe anche dignificarsi. Ora, l'equivalenza giuridica, l'equivalente giuridico nell'attuale nostro ordinamento delle podestà è il sindaco. Quindi, mio caro sindaco Pio Del Gaudio, quando lei mi chiede con quale diritto io potrei emettere questo decreto per impedire che il mio ecologo inizi a svolgere le sue attività, quando mi viene a dire che non si sa quali magistrati di sua conoscenza, io l'ho pregato di fare i nomi perché poi vorrei confrontarmi con questi magistrati. Non è che necessariamente siano i depositari. No, io vorrei chiedere loro spiegazioni, perché la norma è talmente chiara, la legge è un passaggio proprio essenziale. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sovraindicato elenco deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, cioè al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Allora, tirate fuori un'altra norma successiva che supera questa qua e noi stiamo qui a discutere, ma tiratela fuori quest'altra norma. Di tutta evidenza, caro direttore, non so che lei è molto preciso anche nel controllo dei repertori. Non ha trovato un'altra norma. Al solito nella documentazione, no, devono essere i dirigenti. E ci veniamo. Nella documentazione prodotta da New Ecology si fa ovviamente riferimento, e negli atti di causa si fa riferimento al testo unico del 34, che resta l'unica materia che finisce. Cioè, la stessa New Ecology che ci richiama, che si richiama all'applicazione di quello che è. Ma quindi vorrei fare una riflessione con lei su questa legge allora. E cioè, rispetto all'approvazione dell'elenco, quali siano le industrie classificate insalubri di prima o di seconda classe, questa è competenza esclusiva del Ministero. All'epoca si parlava di interno e corporazioni, oggi, viste le competenze ministeriali, è indiscutibilmente il Ministero della Salute. Mentre chiaramente il testo di legge attribuisce al sindaco una competenza, egregio direttore, che appare assolutamente oltretutto discrezionale, senza alcun tipo di limite, perché il testo di legge dice quando lo ritenga, cioè attribuisce ad una valutazione soggettiva del sindaco il fatto di vietare nell'interesse della salute pubblica. Quindi è attribuita un'attribuzione molto esplicita. Molto esplicita. È addirittura discrezionale. Le due competenze, quindi quella del ministero e quella del sindaco e quella dell'autorità locale, cioè sono quelle che attribuisce poteri assoluti, viaggiano su piani diversi, non contrastanti, perché quella del ministero attiene alla determinazione in astratto di quali siano queste industrie e quindi delle categorie a cui debbano essere iscritte. Mentre la seconda, le competenze del sindaco riguardano l'accertamento in concreto rispetto al caso di specie della possibile idoneità o meno dell'impianto sul quale si sta effettuando la valutazione di pregiudicare la salute. Lei mi poneva una domanda, come al solito, di grande pertinenza e intelligenza, cioè, ma rispetto alle norme sopravvenute... Andiamo di pertinenza, sì. E allora, le norme, ecco, chi va a disciplinare i poteri, le differenze dei poteri tra il sindaco, la giunta, delle competenze, il consiglio comunale e i dirigenti? Fondamentalmente
le leggi Bassanini, fino ad arrivare al testo unico che di fatto recepisce Bassanini facendo, diciamo, rappresentando il riferimento per eccellenza. Il testo unico 267 del 2000, che recepisce, quindi assorbe tutta quanta di voi, Bassanini, supera. A mio sommesso avviso, assolutamente. Modifica, no. Stravolge, cancella il suo nonno. A mio sommesso avviso, testo unico. A mio sommesso avviso, no. Recita in vero l'articolo 50 rubricato competenze del sindaco. Il del Reggio? No, testo, il testo unico. Vediamo al testo 266 del 2000. Testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Recita l'articolo 50 competenza del sindaco e del presidente della provincia, segnatamente il comma terzo. Salvo quanto previsto dall'articolo 107, essi, cioè il sindaco e il presidente della provincia, esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune o alla provincia. Allora, un primo punto, articolo 50, comma terzo, esercitano direttamente, quindi senza intermediazioni, le funzioni attribuite alle leggi. Bene, il Regio Decreto 1265 del 1934 è una legge dello Stato e attribuisce direttamente al sindaco, chiamandolo potestà, attribuisce al primo cittadino questo precipuo compito. D'altra parte, al comma 4 dell'articolo 50 leggiamo quello che lei accennava poc'anzi. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuite di quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. Ecco qui, proprio ecco, la rispondenza è perfetta. Funzione attribuita di quale autorità locale dalla legge del 34 in materia prevista da una specifica disposizione di legge. Dice, ma il comma terzo dice fatto salvo quanto previsto all'articolo 107 del testo unico. Andiamo a leggere allora. L'articolo 107, rubricato funzioni e responsabilità della dirigenza, chiaramente afferma al comma 1: spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e norme dettati dagli statuti e dei regolamenti. Questi, cioè gli statuti e regolamenti dei singoli comuni e delle singole province, si uniformano al principio per cui, ascoltate bene, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Cioè, cosa ci dice il primo comma dell'articolo 107? Il dirigente ha autonomia esecutiva, ma gli indirizzi, il cosa l'amministrazione vuole fare, lo stabilisce la parte politica, non lo stabilisce il dirigente. Ci mancherebbe altro, che facciamo? Una dittatura dei dirigenti, creiamo una pluralità di piccoli potestà nell'ente locale. Assolutamente. E questo va. Ma siccome questo si tratta di un indirizzo, cioè di una grande scelta rispetto all'utilizzazione di un determinato territorio. È un'ulteriore conferma che si tratti di una competenza che è sulla dirigenza. Al comma 2, sempre l'articolo 107, precisa: spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto, fra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente. Ora, chiaramente, questa legge, la legge madre, il testo unico che resta in vigore, 1265 del 34, chiaramente dà al sindaco questa funzione, lo leggiamo ancora una volta, riferendosi al potestà, la legge dice il quale, quando lo ritenga, quindi discrezionalità assoluta, necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla. A determinare. Siccome poi il testo unico del 267 del 2000 alla fine va a raggruppare, recepire, coordinare la normativa che c'era all'epoca, inizio del millennio, evidentemente da quella e basta. Assolutamente. Tant'è vero, sulla materia sanitaria
segnatamente sull'autorizzazione. Altrimenti nel testo unico l'avremmo trovato, nel nuovo testo unico. Assolutamente, perché la materia sanitaria rispetto alle industrie. Ripeto, mentre ci può essere un conflitto tra leggi, leggi nebraiche, in un testo unico. Non c'è, perché proprio, testo unico dice, è proprio la motivazione del testo unico quello di evitare queste cose. No, ma il testo unico dice chiaramente: se una competenza da un'altra legge è attribuita direttamente al sindaco, resta del sindaco, punto. E allora, sindaco, vede, io ancora una volta sono, lei è un consiglio comunale, è saltato sulla sedia quando mi sono permesso di appellarmi alla sua coscienza. Lo faccio di nuovo io alla luce della lettura del testo di legge, che probabilmente poteva essere sfuggito se il suo staff non gliel'ha personalmente sottoposto. Di nuovo rivolgo un appello alla sua coscienza, invocando le il motivo di una certa presenza costante, un'attenzione che vediamo con gli altri sindaci. Veramente ne parlo in maniera pacifica e in maniera serena. Il motivo c'è, ed è questo. Cioè, Fobianchi porta dentro il dibattito anche delle opinioni, ma i presupposti delle sue opinioni sono sempre solidamente supportate da una conoscenza specifica e da un studio di questa cosa. Purtroppo, da parte della sua amministrazione, anche da parte sua, io continuo a cogliere una certa faciloneria, una certa superficialità, delle frasi, per usare parola di chi parla bene, apodittiche, cioè con gli elementi apodittici non si fa strada, perché poi ci sarà un momento in cui i conti si pagheranno. Per cui, se il sindaco vuole aprire un discorso, un dialogo, un confronto, anche non con Bianchi, lo modero io, però su un terreno concreto, partendo dalle leggi, partendo dai documenti, e il dibattito, il confronto deve avvenire sui contenuti. È caro, lo dicono tutti, non bisogna fare più chiacchiere, non bisogna fare più niente. Allora, sindaco, se lei accetta su questo intervento, dove lei potrà dire quello che c'è, lui ritiene opportuno, lei è la massima carica istituzionale di questa città, perché in quanto tale va rispettata. Avremo, però, se vogliamo liquidare cose così importanti, seri, cruciali, strategiche per il futuro, che disegnano il futuro, la prospettiva di questa città, non solo dal punto di vista economico, produttivo, ma dal punto di vista proprio della sopravvivenza, delle necessità, sulle grandi tutele, proprio di tipo della profilassi sanitaria, della necessità di controllare determinate patologie. Ebbene, se la vogliamo buttare a battute estemporanee, sempre per tacere, scritto, quello c'è, con me, questo chiacchiericcio da pomari. Ma insomma, chiacchiericcio da pomari, onestamente, io posso appassionarmi con chiacchiericcio da pomare alle mie vecchie, donne, pomari, nonne dei miei territori, dove ci si metteva davanti attorno ad un braciere la sera e si spettegoli andava piacevolmente, era un divertissimo quello a destra e a manca, però qua stiamo parlando di cose serie. Cose che possono pregiudicare il futuro della vita di intero. Ma stiamo parlando, tra le volte a questo, stiamo parlando dell'espressione dialettica di tipo istituzionale, quindi, per favore, io non appello, vi faccio proprio, cerchi di rendersi conto e di avere una consapevolezza piena della sua funzione. Ho approfittato di questa piccola cosa, perché ancora una volta poi in quel consiglio comunale la Santa Cesta è stata chiamata sempre impropriamente. Qua noi ci facciamo un mazzo sulle carte, conosciamo le leggi, non perché siamo infusi dallo Spirito Santo, ma perché lavoriamo 18 ore al giorno. Lavori più
allo studio e sullo studio delle cose. E